Bentornati a questa diretta della televisione web per le amministrative di Milano 2016. Oggi è il 5 giugno, si è votato e si sta ancora votando, sono le 22.33. Per chi non avesse ancora votato, il nostro consiglio è quello di andare a votare, perché il voto è importante ed è un diritto e un dovere del cittadino. Per chi fosse in collegamento da ora, noi questa sera staremo in diretta fino alla fine dello spoglio dei voti per capire chi sarà il neo candidato sindaco della città di Milano e allo stesso tempo capire se invece si andrà al ballottaggio. E quindi ci si rivedrà, diciamo, con appuntamento tra 15 giorni per capire effettivamente chi prenderà il posto di Pisapia. Ricordiamo che si vota a Milano, ma si vota anche in altre pedine fondamentali per la conduzione nazionale del paese, ricordando le tre principali, oltre ovviamente alla città di Milano, che sono Torino, Napoli e Roma, di cui vi daremo comunque qualche indiscrezione, qualche informazione al termine degli spogli. Ritorniamo però alla nostra città. Come dicevamo prima dei messaggi pubblicitari, abbiamo letto alcuni dei vostri messaggi. Sentiamo per esempio Giovanni Guglielmino che afferma: tutti ladri. Questo è un discorso di cui parlavamo prima quando eravamo al telefono con la dottoressa Zanetto, un giornalista. Tutti ladri, il problema sta qui, il problema è che c'è un forte astensionismo, il problema è che nessuno crede nella politica, o meglio dire, in molti non credono più non nella politica ma nei partiti politici. Però noi come televisione, come associazione culturale, diciamo, cerchiamo di veicolare, di darvi il consiglio, di cercare di innamorarvi ancora della politica, perché esiste ancora una politica sana e la stessa Milano lo ha dimostrato e lo sta dimostrando tutti i giorni, essendo una delle città meno coinvolte a livello di appunto giudizi, procedimenti penali rispetto a quello che è poi il livello nazionale. Quindi io mi sento di rispondere a Giovanni che tutti i ladri non direi, direi che sì, c'è corruzione, ma direi che se non andiamo a votare vince la corruzione. E quindi al di là del partito politico che si decida di andare a votare, del partito politico che sia più vicino alle vostre ideologie, raggiungere già la soglia del 67% raggiunto nel 2011 sarebbe un risultato, per quanto ci riguarda, molto importante. Milano tra l'altro è una città fondamentale non solo per l'Italia ma anche per l'intera Europa, è un po' il motore dell'Italia, Milano è la città delle opportunità, è la città dell'accoglienza, è la città dove i diritti civili non vengono visti come un qualcosa di negativo ma come un'apertura verso una nuova libertà che è legittima per il cittadino italiano e nel nostro piccolo, che poi piccolo comunque sia 2 milioni di abitanti, che è la città di Milano. Noi già settimana scorsa avevamo avuto qui ospiti alla trasmissione Il Candidato, il 26 maggio, con la conduzione del nostro responsabile editoriale Fabio Ranfi, con alcuni dei candidati che si presenteranno in comune o nei vari municipi. Ricordiamo infatti che non si chiameranno più consigli di zona, ma si chiameranno municipi. E questa è una differenza sostanziale. Scusatemi, avevo un ritorno dalla regia. E quindi abbiamo avuto, eccoli qua, noi abbiamo 9 municipi a Milano, che parte dalla zona 7, che è quella tra l'altro dove ci troviamo noi in questo momento come sede, vicino allo stadio San Siro, e abbiamo avuto appunto giovedì 26 tante persone che sono venute qui a raccontarci cosa vorrebbero per la loro Milano e che cosa farebbero per migliorarla. Ci sono stati anche degli accesi dibattiti, un dibattito era per esempio quello tra il candidato, una delle candidate di Basilio Rizzo e una del candidato invece di Sinistra per Milano che si occupava invece, che stava nella lista appunto di Giuseppe Sala. Rimanendo però alla questione dei municipi, stesse zone maggiori poteri, è una domanda che noi come televisione web ci siamo fatti, perché una delle, diciamo, dei punti dei programmi elettorali di qualcuno delle liste, tra cui per esempio il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, sarebbe quello di dare maggiore potere ai municipi. Questo significa che
Questo che cosa significa sostanzialmente? Che i fondi pubblici che vengono assegnati al comune non vengono più utilizzati esclusivamente dal comune per tutta Milano e quindi anche per la zona periferica, ma per riuscire ad ottenere un miglioramento nelle zone periferiche di Milano, dare una parte di questi soldi proprio ai municipi che gestiscono le tasse, che gestiscono gli eventi e che gestiscono, diciamo, la ristrutturazione dalla semplice buca al parco dove bambini o giovani comunque possono andare a svagarsi, appunto darli in mano ai vari municipi. Quindi quest'anno, a differenza del 2011, è molto importante anche l'altra scheda elettorale. Ricordiamo che alle urne troverete, per chi ancora non è andato a votare, due schede diverse, una che riguarda il comune e una che riguarda i municipi, e per entrambe le schede saranno molto importanti per determinare quella che sarà la logica politica all'interno della nostra città. Controllando intanto quelle che sono gli aggiornamenti, siamo ancora alle ore 19, quindi il risultato per il momento non cambia, 42,43%, e ancora 20 minuti per andare a votare e capire quale sarà il risultato definitivo. Io direi che abbiamo parlato con la dottoressa Zanetto riguardo appunto la percentuale, quindi l'affluenza, ringrazio la regia per la infografica. 42,4, c'è chi dice che è un buon risultato essendo le ore 19 di domenica, c'è chi dice che invece c'è una disillusione politica. È constatato un dato oggettivo che molti ragazzi hanno preferito fare, diciamo, questo weekend in vacanza, una piccola pausa dagli studi o da appunto dal lavoro, e insomma non andare a votare. Questo era un po' il dibattito di cui parlavamo prima, ovvero: ma questa non affluenza all'interno di un ponte, quello del 2 giugno, dove molte persone, molte famiglie prendono un attimo di respiro dall'ultima tranche di lavoro prima delle vacanze estive, la domanda è questa: la bassa affluenza riguarda una disillusione politica o riguarda il fatto che le persone nella città di Milano hanno deciso di non andare a votare semplicemente per una questione di svago? Noi parleremo sia di questo che di altro. Vi devo mandare ancora un attimo in pubblicità, per la regia mi sta praticamente facendo dei gesti irrevocabili, quindi andiamo in pubblicità e poi avremo con noi ospite ancora al telefono un altro esponente appunto che parlerà con noi rispetto a queste amministrative.